bentornati nel mio canale. Allora, oggi ci troviamo qui in cucina, io sempre in pigiama, anche se giuro che ogni tanto mi sto anche vestendo come se dovessi uscire, ma non si esce. Però mi sono truccata, cioè apprezzate, mi sono truccata. Allora, perché siamo in cucina? E soprattutto perché vedete questa location con la tovaglietta e tutto? Perché oggi andremo a fare una ricettina molto veloce e semplice, diciamo alla portata di tutti. Bene, perché dobbiamo passare il tempo, io questi giorni sto cucinando tantissimo e anche grazie a voi, proprio a voi, più che a voi, a chi mi segue su Instagram. Infatti voglio ringraziare una ragazza che si chiama Rosa, che è dolcissima, carinissima, mi sta dando un sacco di consigli per delle ricette, me le sta mandando, me le sta scrivendo e io poi le mando le foto di come sono venute le cose. E sto facendo anche tante dirette, quindi seguitemi su Instagram ragazzi, perché YouTube sicuramente è un modo per passare il tempo, però dopo che ho pubblicato il video la cosa finisce lì. Invece su Instagram faccio un sacco di dirette, vi tengo partecipi di tante cose, quindi mi raccomando seguitemi, vi lascio scritto qui il mio nome, che è Alice Gray Official, con i vari trattini bassi in mezzo. Oggi andremo a fare i pancake, la ricetta classica, diciamo, per poi condirli con la Nutella. Ma amore mio, questo in questi giorni è una mia grande alleata. Questa ricetta l'ho già fatta ieri appunto in live su Instagram insieme a voi ed è venuto un disastro, nel senso che i pancake sono usciti buonissimi, però ho fatto dei macelli non indifferenti, quindi oggi andremo ad analizzare bene tutte le varie fasi della creazione della ricetta e gli ingredienti. Allora, ve li faccio vedere velocemente. Come prima cosa ci serve un uovo, ovviamente queste dosi sono per una persona, quindi se volete aumentare, raddoppiare semplicemente. Quindi un uovo, mezza bustina di lievito per dolci, io uso pane degli angeli, poi abbiamo burro, io ne ho tagliati circa 15 grammi che dopo andremo a sciogliere nel microonde, poi zucchero, anche questo, diciamo la quantità andate un po' a caso come piace a voi, potete farlo molto zuccherato o poco zuccherato. Poi farina, 125 grammi, 130 grammi più o meno, eccola qui, l'ho già posizionata. Latte che ho già versato nella scodellina, ho messo 130 ml più o meno e ho usato questo qua della Granarolo. E vabbè, poi vi ho fatto già vedere la Nutella che servirà per condire i pancake appena saranno pronti. Poi come altri strumenti ci servirà ovviamente una frusta per mescolare il tutto, un colino, questo però diciamo è una cosa che sto improvvisando perché mi è stato consigliato ieri su Instagram di setacciare la farina per non creare dei grumi nell'impasto, quindi oggi proverò ad ascoltare questo consiglio e poi ovviamente dello Scottex perché ci può sempre essere utile per non sporcarci e niente, io direi di passare immediatamente alla preparazione e vediamo un po' che succede. Ok, io spero che voi vediate bene attraverso questa inquadratura. Prendiamo la bacinella del latte e rompiamo un uovo, quindi adopererò anche un po' di Scottex per poggiare la buccia. Io spero di fare insomma tutti i passaggi per bene, quindi rompiamo l'uovo. Ecco qui, andiamo a mettere l'uovo all'interno del latte e direi di cominciare a sbatterlo in modo che dopo setacciamo la farina e la mettiamo insomma. Anche che già lo zafferano, guardate qui. Allora, dopodiché io provo a fare questa cosa con la farina, non so se verrà, è una prova. Detto ragazzi che io ci riesco a setacciarlo perché è piccolino e piccoletto, però io ci provo, ecco, infatti quella che sta cadendo fuori, però no, in realtà viene, mi sto imitando i grumi, grazie a chi mi ha dato questo consiglio, perché effettivamente è un buon consiglio. Vabbè, ovviamente un po' di farina fuori casa perché ripeto, questo polino è piccolo, però sicuramente eviterò i grumi. Ok, allora
ho finito di versare tutta la farina, che forse è più quella che è caduta fuori che quella che è rimasta dentro. Va bene. Allora, una volta finito di setacciare la farina, cominciamo a girare nuovamente. Vedete che l'impasto sta prendendo ancora più densità, il che è ottimo perché, per esempio, quelli che ho fatto ieri, ripeto, in live su Instagram, sono usciti un po' liquidi. Per carità, erano comunque buoni, però secondo me così tanto liquidi non va bene, perché appunto quando li mettevo sulla piastra si aprivano un po' troppo. Quindi, una volta mescolato tutto, andiamo ad aggiungere lo zucchero. Allora, ripeto, qui andate un po' come piace a voi, nel senso, se lo volete molto zuccherato, io proverò a mettere la quantità che ho messo ieri, quindi ecco, io penso che già così basta, perché poi diventa troppo zuccherato e non fa nemmeno tanto bene alla salute, perché lo zucchero meglio evitarlo. Infatti c'è una mia amica che solitamente mette il miele al posto dello zucchero, però io non ho il miele, quindi oggi mi accontenterò di questo. Allora, quindi per adesso abbiamo messo latte, farina e zucchero e l'uovo, ovviamente. Bene, l'impasto mi piace veramente tanto a livello di omogeneità. Io direi di andare ad aggiungere adesso il lievito. Bene, ecco, l'abbiamo messo tutto, ottimo. Quindi giriamo anche questo, che servirà ai nostri pancake per crescere. Bene, ecco qui. Oh, devo dire che il consiglio di setacciare la farina effettivamente è stato utilissimo, perché rispetto all'impasto che ho fatto ieri sono venuti molti meno grumi, ma proprio quasi zero, quindi ottimo questo consiglio. Adesso vado a sciogliere questo in microonde e ci vediamo tra pochissimo. Come vedete, il burro è sciolto, quindi lo versiamo subito nell'impasto. Che buon odore! Mamma mia, a me piace da morire il burro. Quindi adesso giriamo nuovamente il tutto, piano piano, perché qui sto facendo più danni che bene. Bene, allora l'impasto, io direi che ho messo tutto. Fatemi ricontrollare la ricetta. Sì, ho messo tutto. Quindi, non lo so, magari metto giusto un goccio di latte, ma proprio per... ecco, proprio un goccio l'ho messo, per allungarlo leggermente. Ecco qui, perché altrimenti magari viene un po' troppo duro e denso, invece anche morbidi sono buoni. Bene, secondo me la consistenza è perfetta, come vedete non ci vuole niente a creare l'impasto. Io adesso mescolo giusto un altro po' e poi andiamo ai fornelli per creare appunto i pancake finali. Ok, adesso siamo qui nel piano cottura e andremo a vedere come riusciremo a formare questi pancake. Allora, innanzitutto io adesso imburrerò la padella e qui appoggerò un piattino dove andrò a mettere i pancake appena saranno appunto pronti. Io faccio così. Beh, quindi allora fatemi sapere se proverete anche voi questa ricetta e soprattutto se farete questa ricetta anche voi, carissimi ragazzi e ragazze, mandatemi la foto del risultato su Instagram e taggatemi. Allora, io sono pronta, sono prontissima, direi che possiamo versare, vero? Voi che dite? Allora, vediamo, il primo solitamente è di prova, quindi lo facciamo piccolo, che servirà piuttosto, cioè servirà più che altro questo ad assorbire il burro presente in eccesso. Quindi andiamo a fare questo qui, il primo. Ah, vedete che in questo caso, beh, a differenza di quello che ho fatto ieri, che ha seguito la live potrà ricordarlo, questo qui si espande di meno. Quello di ieri si era proprio aperto quando l'ho messo sulla teglia, però ripeto, sono cresciuti comunque ed erano buoni comunque. Però se penso che oggi li farò tutti di questa dimensione, perché non sono né troppo grandi né troppo piccoli. Vediamo, appena fa le bolle, io provo a farvi qualche zoom. Allora, appena fa le bolle in teoria è pronto, le bolle devono essere qui, cioè pronto per essere girato. Mi sono munita di super spatolina per girare e vediamo.
bolle sta già cominciando a farle. Io poi che faccio? Ogni tanto comincio a verificare la cottura, provando a sollevarlo un po' dai bordi. Vediamo un po'. Sì, si sta assolutamente cuocendo. Le bolle sono pronte e quindi io lo appla, lo giro. Ma che carino, guardate quanto è carino. Si sta cuocendo il mio pancake, il primo. Che emozione. Allora, poi a me non piacciono molto bruciacchiati, quindi diciamo che questo è il massimo. A me piacciono proprio chiari, chiari, chiari. Quindi ora lo tengo giusto un altro po' in modo che si cuocia per bene e poi procedo con gli altri. I pancake già pronti qui. Eccoli! Allora, andiamo con il prossimo. Anche qui cerchiamo di non farli troppo grandi, altrimenti non ci piace. Ecco, come volevasi dimostrare, ho detto non li voglio fare troppo grandi e mi è uscito enorme, grande quanto tutta la padella praticamente. Vediamo come esce il nostro secondo pancake. Ripeto, se li fate taggatemi perché sono curiosissima. Poi magari alcuni di voi hanno anche modi di condirli particolari. Ieri mi sono arrivate foto di alcuni di voi che hanno messo sopra la banana tagliata, insomma, siete fantasiose, quindi sono veramente curiosa di vedere come li condite. Ecco, questo per esempio mi è uscito molto scuro per i miei gusti, cioè è buono comunque, non è bruciato, però a me così scuro non piace tanto, dovrò girarlo prima, la prossima volta. È bene saperlo, in modo che, ad esempio, vediamo, è già arrivata la sua ora praticamente. Bene, allora. Insomma, e così via, dobbiamo farli tutti. Voi non mi vedete, quindi devo sistemare l'inquadratura. Beh, i pancake sono pronti, ve li faccio vedere, guardate che splendore! Ne sono usciti tantissimi, ve li faccio vedere di qua senza farli cadere. Guardate quanti sono buonissimi! Andremo a condirli con la Nutella e li mangeremo. Io voglio assaggiare in diretta insieme a voi, senza però condimento, solo un pezzettino dell'ultimo pancake che è uscito, che è questo qui, casomai ancora crudo, ma non credo, vediamo, ecco un pezzetto. No ragazzi, cioè, spettacolari, sarà che ho usato tutti gli ingredienti buoni, proprio buoni, di alta qualità, ma è fenomenale, cioè sono buonissimi. E niente, questo era il video, spero in qualche modo di avervi intrattenuto, di avervi tenuto compagnia. Ripeto, se li fate, taggatemi su Instagram, ci tengo tantissimo. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo domani se ce la faccio, cioè in teoria dovrei farcela, insomma, a registrare altri nuovi video. E niente, un bacione e viva i pancake!